Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di due libri che sono per me le pietre miliari. Sottolineo pietre miliari perché sono due libri di animazione giapponese. Allora, io amo un sacco gli anime. Ci sono cresciuta, mi piacciono un sacco e amo soprattutto quelli vecchi. E diciamo, finito questo inizio, andiamo subito perché sennò mi sa che questo video sarà lunghissimo. In questo video vi faccio vedere solo il primo, poi seguirà un altro video in cui vi farò vedere il secondo libro. Lo devo per forza dividere in due questo filmato perché assolutamente il secondo libro c'è bisogno che vi faccio due palle così per farvelo comprare, farvelo andare a cercare perché. Se ci tenete, magari è un libro che già avete, però per chi non lo ha, vuole sapere tutto, è meglio se lo va a comprare e poi dopo ve lo farò vedere. Iniziamo con il primo. Questo è il libro di Yattaman, Calendar Man e le altre Time Bokan. Allora, è un libro di Fabio Erba. Edizionigadget.it, l'ispettore Gadget è con noi. Vabbè. Io quando leggo così mi viene in mente l'ispettore Gadget, vabbè, fa niente, che non c'entra niente. Allora, a me questo libro mi piace un casino. Perché? Io uno, diciamo, non proprio primi cartoni, però uno di quelli che mi ricordo di più, mi ricordo quasi tutto, Yattaman, Yattaman. Ok, sì, sigletta. Calendar Man mi è piaciuto molto meno. Allora, la cosa che mi è piaciuta tanto di Yattaman. Il maialino che saliva sulla palma. Questo maialino praticamente era dentro. Era dentro ai vari robot dei cattivi, Miss Dronio, Boiacchi e Tonsula. Così si chiamano, non mi ricordo, devo andare a vedere. E questo maialino diceva boiate incredibili, però era talmente divertente. Tanto chi ha visto Yattaman lo sa, sto maialino faceva morire dal ridere. Allora, intanto il libro inizia con l'introduzione. Le Time Bokan sono opera della Tatsunoko, che era la ditta che faceva questo anime. La prima Time Bokan, i personaggi sono questi due. Questa è la prima Time Bokan in assoluto. Però in realtà quella, diciamo, che io ho visto di più, quella che è stata proprio replicata in tutti i modi è proprio Yattaman, i cui protagonisti sono questi due. Il fenomeno delle Time Bokan, ovvero macchine del tempo, ecco, è un filone della Tatsunoko che è iniziata appunto con Time Machine, se non mi sbaglio si chiama, poi dopo comunque andiamo a vedere sul libro. Poi ne sono venute tante come Yattaman e altre che in Italia non sono proprio mai arrivate. E diciamo, lo scopo di questo libro è far vedere un po' tutto.
Le Time Bokan sono tutte serie demenziali, infatti vi ho fatto vedere prima il maialino, ma tante altre cose che vi fanno un sacco morire da ridere. Per quanto riguarda Yattaman, allora c'è il cagnolino, gli Attacan e tutti gli altri robot a forma di animali, diciamo alcuni più divertenti, spiritosi, alcuni diciamo più simpatici, solo perché li guardate vi mettono allegria, però veramente un sacco belli. Allora, ecco qua. A pagina 12 del libro, questo è tutta la serie, sono tutte le serie delle Time Bokan, fino ovviamente a, vediamo un po' se riesco a leggere la data di uscita del libro. No, non lo riesco a leggere. Sì, 2004. Quindi fino al 2000, in questo caso l'ultima è del 2000, sono segnate e questo ve lo faccio vedere. Come vedete c'è scritto inedita perché vi dice che non è arrivata in Italia. E diciamo, come vi ho fatto vedere, qua dice che La macchina del tempo è la prima, che è andata in onda nel 75 in Giappone e in Italia nell'83. Io qualche episodio me lo sono visto, però non tutto. Yattaman in Giappone nel 77, in Italia nell'83. Perché come sapete, negli anni 80 c'è stato, dopo Goldrake, il boom degli anime giapponesi. Tutte, diciamo che quasi tutte le TV avevano questi anime giapponesi e per noi bambini di quel tempo era veramente uno yuppidu, veramente una bellezza, che anche se non volevi scendere giù a giocare ti divertivi lo stesso davanti alla televisione, anzi forse ti facevi anche più risate. Allora, io ho visto la prima, La macchina del tempo, Yattaman, I predatori del tempo e Calendar Man. Poi, tutte le altre che sono inedite, effettivamente non me le sono viste. Allora, dei Predatori del Tempo, c'ho anche il DVD. E vai, il box DVD che non mi ricordo chi l'aveva fatto uscire, però mi ricordo la copertina, ce l'ho. Calendar Man era uscito pure il box DVD e non l'ho preso. Yattaman è uscito pure il box DVD, non l'ho preso, perché alla fine erano 4 box e ciao, perché Yattaman rispetto a I Predatori del Tempo e Calendar Man ha il doppio degli episodi, quindi ciao. Allora, e il libretto poi, andando avanti, vi mette la scheda di ogni serie. Con i vari personaggi, la trama, il mecha design di tutti i vari robottini, come si chiamano e le varie curiosità con il nome italiano, il nome giapponese, cosa significa il nome giapponese, eccetera. Lo schema degli episodi, poi l'elenco degli episodi con le varie trame e ci sono anche molte figure a colori proprio del cartone animato che vi fanno vedere diciamo tutte le varie cose e poi vediamo un po' che altro dirvi. Allora, ecco qua, arriviamo a Yattaman, che è la mia preferita. Questo qua. Allora, chi
ha guardato quasi tutti gli anime giapponesi, lo ricordo che questo è un classico, è uno dei classici per noi qua in Italia, perché diciamo che lo conosco quasi tutti. Allora, Yatta-kan. Ma a me piacevano veramente tanto i cattivi, tra cui Miss Dronio. Miss Dronio che era vestita così. Miss Dronio, diciamo, ogni volta che esplodeva il robot o altre cose, le andavano giù i vestiti, faceva morire da ridere. Poi Boyaki, questo qua, e Tonsula, che diciamo il cartone era divertente, anche perché diciamo i cattivi non erano veramente cattivi, ma ti facevano morire da ridere. Poi c'era Dokrobei, che diciamo ogni volta che i cattivi sempre tutti gli episodi perdevano, dava loro una punizione, e le punizioni a fine puntata erano troppo divertenti per la serie. Non solo perdi, ma più sfigato di così non puoi essere, che c'hai pure la punizione, e diciamo, chi è che lo sa se lo ricorda. Io ogni volta che sfoglio questo libro mi faccio un sacco di risate. Perché? Perché diciamo, questo libro vi fa vedere tutto. Io però una cosa devo prendere, se trovo il pupazzetto del maialino così. Perché veramente mi piace un casino. Invece fra i buoni, quello che mi piaceva tanto come robottino era questo qua, Yatta Panda. E mi piaceva un sacco perché c'era lui con pure il pandino piccolino. Era troppo carino. Ritorniamo al discorso: quando i cattivi perdevano, avevano questo tandem, andavano sopra questo tandem in tre, poi dopo qualche secondo arrivava Dokrobei e li puniva. E sapessi che risate. E questo era come finivano i cattivi. Poi. E infatti Yattaman ha 108 episodi. Mentre invece... Allora, 61 La macchina del tempo, che è la prima che vi ho fatto vedere. Yattaman, 108 episodi. I predatori del tempo, 53 episodi, quindi come vedete meno della metà rispetto a Yattaman. Yattaman è la serie un po' che diciamo ha avuto molto, ma molto più... a molti più episodi, però veramente era super mega divertente. Poi Calendar Man, anche lui 52 episodi. Calendar Man, diciamo, io l'ho visto, però non è che mi prendesse tanto Calendar Man. Yattaman sì. Questo era il robot di Calendar Man, che si incazzava a morte. Poi la bellezza del libro è che vi fa vedere pure le altre che non sono arrivate qui in Italia, certo.
quelle arrivate qui in Italia, vi fa l'elenco di tutti gli episodi con la descrizione di ogni episodio, la trama, eccetera, eccetera. Mentre invece per le altre non arrivate in Italia, ovviamente non è che ci sono tutte queste informazioni, e quindi c'è, diciamo, una paginetta molto più scarna. Inoltre, vi dice anche tutto il resto che è uscito, dopo. Allora, ci sono anche i robot, diciamo, delle altre serie che non sono mai arrivate in Italia, e poi le mascotte, come vi parlavo prima del maialino. Eccolo qua, il maialino che sale sull'albero. Ta 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 ta. Quando mi piaceva questo maialino. Che il maialino diceva: anche un maiale può salire sull'albero se viene lusingato. Una cosa del genere. E praticamente mi faceva morire da ridere, perché già il maialino. Poi, che altro dire su questo libretto? Parla anche delle sigle, in questo caso le sigle italiane. Ci sono pure le sigle italiane scritte. Poi. C'è anche di qualcuna la sigla in giapponese, che però non c'è la traduzione. Poi vediamo un po'. C'è l'intervista ai doppiatori italiani. Poi c'è la scheda, diciamo, di ogni serie con i doppiatori italiani di ogni personaggio dell'anime. Poi, diciamo, da pagina 160 del libro vi spiega che c'è anche il sito www.newbokan.net, questo qua, scritto qua, che vi dice che c'è pure, diciamo, i download, il dizionario, la boccanologia che spiega, diciamo, tutto sulle time bokan, anche quelle non arrivate in Italia, quindi diciamo è un supplemento per il libro, quindi potete andare anche a vedere quello. E poi parla anche del merchandising, che sono tutte queste belle cosettine qua, e chi non se lo sarebbe voluto comprare questo qua? Io però voglio questo, questo mi fa morire dalle risate, e sarà la quarta volta che lo dico. Poi, e basta, poi diciamo niente più da dire, se non il fatto che ci sono anche delle illustrazioni. Questa illustrazione mi piace un casino. Il libro costa 18 euro. Per me, se amate anche solo Yattaman, va benissimo. Infatti l'ho preso subito.
E questo è uno dei due di cui vi volevo parlare. Vi saluto e vi lascio al prossimo video, che sarà altrettanto interessante.